Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio della Vittoria di Macerata. È l'ultimo atto, o almeno speriamo tale sia per l'Elvia Recina, di questo campionato di Eccellenza Marche 2015-2016. Ultimo sforzo, ultima curva per la formazione di Roberto Lattanzi prima del traguardo salvezza, ma è un'Elvia Recina che oggi dovrà dare il 100% e anche oltre per superare il Loreto, perché la formazione di mister Lattanzi è obbligata assolutamente a vincere stante la classifica. La partita sta per avere inizio agli ordini del signor Francesco Aliberti, arbitro che arriva quest'oggi da Imola, che dà adesso il via alle operazioni di gioco, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Marinelli di Iesi e Mirko Baldisseri di Pesaro. Nell'Elvia Recina ci sono due assenze pesanti, pesantissime se vogliamo, oltre a quella del lungo degente Samuele Isidori fra i pali. Mancano infatti ancora una volta Marco Di Crescenzo, per lui problemi al legamento crociato. Si riparlerà di campo e di calcio giocato soltanto nella prossima stagione. Assente però dell'ultima ora pesante anche Michele Pietrella, fermato dall'influenza. Pronta la battuta dunque del calcio di punizione, va a Montanari, secondo palo, il colpo di testa, il miracolo e poi il pallone in rete e l'Elvia Recina in vantaggio. Ha segnato Moreno Tacconi, miracolo da parte di Tomba, aiutato poi dalla traversa, ma a detta del guardaline che era posizionato chiaramente in linea con la riga di fondo, il pallone aveva già varcato la linea di porta e dunque al decimo minuto Elvia Recina in vantaggio. Camilletti però è abile qui nel mantenere il possesso del pallone, ancora Loreto che prova a ripartire, manca l'anticipo Ballini, allora riparte Garbuglia, si inserisce ancora Ciminari, attenzione a Ciminari che entra in area, traversone tutto dalla parte opposta, ancora Ciminari, secondo palo, il sinistro, il gol del pareggio. Il pareggio del Loreto al 31esimo minuto. Ha pareggiato il Loreto, attaccato da Alessandrini, se ne va Grassi, traversone in mezzo, secondo palo, palla che filtra il destro, pallone sul palo! E davvero la sfortuna quest'oggi perseguita l'Elvia Recina. Azioni della partita, ancora Montanari, pallone in mezzo, Baleani sul primo palo, la allontana, pallone tenuto in campo da Montanari, che adesso ha spazio per riproporre nuovamente il traversone in mezzo, che arriva in questo momento, secondo palo, Tacconi in rete! La doppietta di Moreno Tacconi! E proprio al 90esimo arriva il gol del 2-1 dell'Elvia Recina, che tenta e ritenta, alla fine è riuscita a metterla dentro. Ancora solissimo a centro area Tacconi, non riesce ad opporsi Tomba, probabilmente ostacolato anche un po' dal sole in questa circostanza. Tacconi la messa per la sua perso, si aspetta solo il fischio del signor Aliberti che sancirà la fine delle ostilità. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, l'Elvia Recina batte il Loreto 2-1. È fatta per l'Elvia Recina, è salvezza all'ultima curva, all'ultimo minuto dell'ultima partita. L'Elvia Recina riesce a centrare il suo obiettivo. Applausi per la formazione di mister Roberto Lattanzi, applausi però anche per il Loreto che ha disputato, come detto, comunque la sua partita e la sua ottima stagione in Eccellenza. Si ritroveranno di fronte il prossimo anno queste due formazioni, si ritroveranno perché entrambe possono festeggiare quest'oggi. Siamo con l'eroe di giornata, il capitano Moreno Tacconi, una sofferenza lunga 90 minuti quest'oggi, poi quel gol per la tua doppietta forse inaspettata, ma davvero ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo e ci ha regalato una grande gioia, un Loreto che è venuto a fare la sua partita, sapevamo che sarebbe stata dura fino all'ultimo, ce l'abbiamo fatta. Sì, diciamo che sapevamo che era dura, ma diciamo la salvezza non l'abbiamo centrata solo oggi, ma l'abbiamo centrata anche le partite precedenti. Tutto l'anno abbiamo lottato
siamo stati anche rimaneggiati, anche oggi abbiamo dovuto perdere il nostro capitano Michele prima della partita, poi in partita in corso Rocci, diciamo tutto il pacchetto avanzato, quindi non era facile, però diciamo ci siamo riusciti, abbiamo portato in porto questa salvezza, ci godiamo questo risultato e poi andiamo avanti. Siamo con mister Moriconi. La partita di oggi da parte vostra non aveva chiaramente grandi ambizioni di classifica, ma quello che mi preme chiederti è quanto vale per il Loreto questa salvezza, una squadra neopromossa, una squadra che ha cambiato poco in estate, c'è tantissimo del tuo lavoro in questo risultato che per certi versi è comunque davvero molto importante. Ma l'ho detto anche domenica scorsa, questa salvezza, i 38 punti nostri valgono come quelli della Civitanovese. Perché sappiamo noi come lavoriamo, sappiamo noi le difficoltà che abbiamo, non stiamo a livelli di quasi tutte le squadre. E quando giochiamo diamo l'anima, e lo vedevo dall'espressione dei miei ragazzi a fine partita, probabilmente andavano sopra anche quello che erano le loro possibilità, quindi bisogna fare un grosso elogio ai ragazzi. È un campionato strepitoso per noi, adesso bisogna ripetersi, vediamo quello che succede. E oggi la partita è ovvio che tra due squadre con motivazioni al massimo come loro, come eravamo noi per esempio domenica scorsa col Coridonia, e noi che ci siamo allenati due volte festeggiando, non erano la stessa, la differenza l'aveva fatta quella, però nonostante questo noi abbiamo fatto giocare 5 fuori quota, che erano quei ragazzi che magari hanno giocato un po' meno. Ho tenuto in panchina dei ragazzi che erano arrivati estremati, titolari tipo Camilletti, Moriconi, Maruzzella, Aristè e Straccioni, quindi 5 ragazzi, 5 titolari. Mister, qual è stata la tua gioia a quel gol al 90° minuto? Beh sì, finalmente è arrivato il gol, anche se nel finale di una partita, come hai detto bene, soffertissima, ma non poteva essere altrimenti per come ci eravamo un po' presentati. Settimana abbiamo avuto tanti problemi, abbiamo perso definitivamente Di Crescenzo, unico nostro terminale offensivo. Insieme a lui questa mattina si è svegliato Michele Pietrella con la febbre e quindi non è stato disponibile nemmeno lui. Rocci, altro attaccante, anche se giovane, non era al meglio delle condizioni, infatti dopo 20 minuti già ci aveva chiesto il cambio, quindi insomma quando devi vincere e non hai giocatori offensivi abituati a stare in area di rigore, la partita si fa molto complicata, la potevamo sbloccare solo su delle situazioni di palla inattiva, però ci vuole anche dei giocatori pronti e bravi e che sanno stare in area di rigore, e oggi non ne avevamo, tanto è vero che i gol ha fatti Moreno Tacconi, che è un difensore, però purtroppo ne ha sbagliati anche altri ben più facili, perché non abituati a stare tanto tempo insomma così come oggi in area di rigore. Però insomma siamo contenti, perché io credo che questa vittoria, quindi questo successo, era all'inizio dell'anno anche abbastanza insperato per tanti che insomma ci davano un po' per battute al primo anno di eccellenza per una frazione come Villa Potenza. Confrontarsi con realtà importanti come Tolentino, Civitanova e tante altre non era facile. Noi ci siamo invece comportati benissimo. Io credo che la salvezza sì l'abbiamo conquistata oggi, ma l'abbiamo conquistata soprattutto qualche mese fa, andando a raccogliere dei punti su campi o con squadre molto più blasonate di noi, e qualche volta perdendo anche immeritatamente alcune partite, quindi insomma poi alla fine i conti per fortuna sono tornati e adesso siamo contenti che possiamo festeggiare. È stato un